Buona conclusione da parte di Hossam Hassan, che ha costretto al salvataggio il centrale polacco del Celtic. Quindi calcio d'angolo, il primo della partita in favore del Neuchâtel Xamax, parte dalla sinistra il nazionale Beatutter. Battuta di Beatutter, colpo di testa in rete, Hassan porta in vantaggio il Neuchâtel Xamax, clamoroso. Hassan di testa, bravissimo, sul calcio d'angolo che era stato battuto sul fianco sinistro da parte di Beatutter, ha sbloccato il punteggio. Hossam Hassan quindi all'ottavo minuto nel corso del primo tempo, come possiamo rivedere, blocca il punteggio di testa su angolo dalla sinistra di Beatutter. Neuchâtel Xamax 1, Celtic di Glasgow 0, Hossam Hassan il marcatore. Grande entusiasmo alla Maladier, Hossam Hassan in primo piano, Fernandez per Beatutter, fermata da White, e White stavolta la meglio nei confronti di Beatutter, ma il rilancio è intercettato da Rotenbühler. Fernandez, passaggio verso Beatutter, Bonvin potrebbe essere servito, lo è, non è in posizione di offside, come a torto ritenevano i giocatori del Celtic. Ancora Hassan realizza il raddoppio sul centro di Bonvin, clamorosa incertezza di Bonner che è un portiere di esperienza, e Hossam Hassan firma il raddoppio, la doppietta personale al 18° minuto di gioco del primo tempo. Clamoroso, possiamo rivedere il tocco di Beatutter per Bonvin, si fermano gli scozzesi ritenendo il valesano in fuorigioco, ma non lo è. Il centro, attenzione al tocco di Hossam Hassan, è nettamente sorpreso Pat Bonner, vede il pallone finirgli alle spalle. 2-0 per il Neuchâtel Xamax, doppietta dell'egiziano Hossam Hassan. Possiamo rivedere da altra angolazione il centro di Bonvin sfuggito ai difensori, il tocco di Hossam Hassan contrastato da un difensore, la palla in rete, 2-0. Sono andati in gol due volte in entrambe le occasioni con Hossam Hassan. Intanto c'è un'altra possibilità di calcio d'angolo per il Neuchâtel Xamax, la procurata il tenacissimo Hossam Hassan, alla battuta come sempre Beatutter. Ormai siamo al 37° minuto di gioco del primo tempo, la battuta di Beatutter, Lüthi, il pallone restituito a Beatutter che lo rimette nel mucchio, il colpo di testa sulla traversa di Hossam Hassan, clamoroso. Hossam Hassan ha un soffio dalla tripletta, ha dibattuto la palla alla trasversale, ancora Bonvin di testa, gol, 3-0, Bonvin sul centro di Ramsey, clamoroso la Maladier, Neuchâtel Xamax 3, Celtic di Glasgow 0, doppietta di Hossam Hassan che poco fa di testa aveva mandato la palla sulla traversa e sugli sviluppi della stessa azione, assist di Ramsey e gol di Bonvin. Possiamo rivedere il tutto. Beatutter dopo uno scambio con Lüthi, attenzione al colpo di testa di Hossam Hassan, la palla che è respinta dalla traversa. Sulla fascia destra interviene, controllando il pallone, Ramsey dopo un disimpegno errato della difesa del Celtic. Ramsey effettua questo cross che poi Bonvin, davanti alla porta di Bonner, devia in rete di testa alla sinistra del portiere. Quindi al 38° del primo tempo, Neuchâtel Xamax 3, Celtic 0, doppietta di Hossam Hassan e terzo punto di Bonvin. È davvero un risultato che sta andando oltre le pirotte, i due non si sono capiti, quindi rimessa laterale per il Celtic, rimessa laterale di McNally. O'Neill, posizione regolare, ecco Ferré, come gli avevamo detto prima, il passaggio per Hossam Hassan ed è gol clamoroso, 4-0, tripletta di Hossam Hassan, 4-0 per il Neuchâtel Xamax contro il Celtic di Glasgow, assist di Ferré e vedete l'esultanza di Hossam Hassan, davvero è il match della sua carriera. Rivediamo questa azione, Ferré, il tocco preciso in area di rigore per Hossam Hassan, il quale in acrobazia controlla e vedete in caduta beffa per la quarta volta, la terza personale, Pat Bonner. Ancora da altra angolazione il centro di Beatutter e poi il controllo splendido di Hossam Hassan che riesce a infilare il portiere irlandese del Celtic, 4-0 per il Neuchâtel Xamax, davvero incredibile. Ancora Grant, White, la parte opposta attende McNally, riceve
dove si, vedete con quanta difficoltà riescono a costruire uscendo dalla loro metà campo gli scozzesi. È un segno dell'ottima disposizione sul terreno dei neocastellani. Attenzione però al pericoloso Coin, passaggio dalla parte opposta e la palla in rete di testa da parte di O'Neill. O'Neill ottiene di testa il primo punto per il Celtic in questa partita. Centro dalla sinistra di Coin, come possiamo rivedere sfuggito a Fradwo, e gol di O'Neill che interviene perfettamente in corsa, vedete, di testa, anticipando Fernandez sull'assist del compagno e batte per la prima volta a Zelé. Quindi al sedicesimo O'Neill ottiene il primo punto importante perché ha ottenuto in trasferta per il Celtic. Testa ma 4 Celtic di Glasgow 1. A tenere la palla in gioco a differenza di quanto non aveva saputo fare poco fa O'Neill. Bernier, un assist dell'egiziano, riparte sostenuto a gran voce dal pubblico lo Stamax. Fradwo deve organizzarsi la difesa scozzese. Ancora Bonvin. Bonvin passa fra due avversari, entra in area di rigore. Bonvin in buona posizione, il tiro, attenzione, ancora gol! Gol del 5-1, ha segnato il punto nuovamente Osama San. È una cosa davvero incredibile nel corso di questa partita. 5-1, Osama San, quarta rete personale. Vediamo l'azione di Bonvin, lo slalom, è davvero merito del vallesano il gol, il portiere tocca ma non trattiene, rompe sulla palla Osama San e mette dentro. 5-1, davvero alla maggiora, è un risultato che nessuno avrebbe osato neppure lontanamente prevedere. 4 gol di Osama San. Lo slalom di Bonvin è davvero pregevole, passa con grande autorità fra due avversari, si libera con estrema eleganza, vedete un'azione da manuale del terzo, il tiro ribattuto in qualche modo da Bonner e Osama San è lì ancora una volta per la quarta, 5-1 per lo Stamax. Vedete il ringraziamento alla moda degli arabi da parte di Osama San